Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata di Good Morning Milano. Siamo ben contenti oggi di parlare di arte, arte che arriva da fuori Milano, ma che come sempre poi viene a contaminare la nostra città, lo fa spesso e volentieri. Lo facciamo in compagnia di un ospite che ritorna, una grandissima ospite che ci porta però un grande artista. Diamo il benvenuto a Eva Amos. Buongiorno Eva. Buongiorno Fabio. Di Art Space, impegnata in questi giorni con la mostra Da Mars, che ci hai portato, insomma, lo faccio presentare a te, ci hai portato un Certo. signor artista. Ho un signor artista che proviene da Torino, Marius Ashblow. Ciao Eva, ciao. Buongiorno Marius. Da Torino ce lo porti, insomma, Milano-Torino è sempre stato un connubio, però, che ha sempre Sì, beh, funzionato molto bene. sì, vero, vero, Siamo vero. molto contenti di averti qui, Marius, perché insomma, lo vediamo già qui sul nostro tavolo, ecco, grazie alla regia di Jason. Ci hai portato delle opere, ma soprattutto perché appunto esponi in questi giorni a Sì, Da Mars, e quindi abbiamo. abbiamo preso un po' così la palla al balzo per dire conosciamolo meglio, perché insomma sono quadri che si fanno subito riconoscere da una parte e la curiosità viene subito, anche perché sono quadri abbastanza particolari, no? Sì, sono lavori che sono stati fatti tutti con. Sono dei file Sono dei file. praticamente che io ho fatto con programmi base di Windows presenti su qualsiasi PC. E quantomeno da Windows 98 fino ad arrivare a Windows 7 e niente, la differenza, la peculiarità è che anche se io sono già 15 anni che faccio questi lavori, 3 anni fa mi è venuta l'idea assieme così a un amico, un carissimo amico che lavora in grafica, così per scommessa ci è venuta questa idea di dire perché non trasporre il file su un pannello e trasformarlo in opera Perché tu hai fisica. sempre fatto questo lavoro appunto col computer e sul computer Sì, rimanevano. sempre sono un hobbyista, sempre Non li hai come mai hobbista, però stampati, non li hai mai. A un no, mi certo vedevano punto solo ti in vedevano rete, online. È solo interessante però online. pensare, Sì, insomma, sì. che forse quando sei partito, per assurdo, tu mi dicevi appunto 15 anni fa, quindi insomma, un bel po' di Sì. anni usavi i programmi che c'erano all'epoca. Abbiamo parlato appunto e volutamente dei programmi basici, che forse è un po' come dire il pittore con la tela bianca, nel senso che sono tutti Sì, capaci, diciamo no? che sì, c'era la possibilità di riumanizzare il mezzo perché potevi dare molto di tuo, Certo. quindi usando praticamente il programma di Paint base che sono quattro caselline di colore, quattro strumenti e un mouse. Stop. Basta. Quindi niente Photoshop, Illustrator, quelle cose che insomma fanno Niente, niente. invece i grafici, ma qui non stiamo parlando appunto di un grafico, stiamo parlando di un artista, stiamo parlando di arte, che poi è voluto appunto tirare fuori, diciamo, Sì, è dal un'idea computer, recente che poi abbiamo però detto un'idea vincente. proviamo, sì, 3 anni fa l'idea di trasporre i file su pannelli, poi in realtà è Forex, mediamente sui 3 mm di spessore e il file è stampato direttamente sul pannello. Però diciamo un'idea davvero vincente, perché cioè, si riesce finalmente a materializzare, a concretizzare quello che era un ammasso di bit in un certo Sì, senso, sicuramente, sicuramente. Hai reso però perfettamente come è l'idea. iniziato? Nel senso, appunto, da cosa ti è venuta l'ispirazione? Come ti è venuta l'idea di dire prendo uno strumento che tutti hanno in casa? Perché Sì, praticamente chiunque di noi poteva certo. avere la stessa intuizione, prendere Paint e mettersi a disegnare, anzi, molti bambini lo fanno con dei risultati pessimi, no? E invece, Mario, tu hai Sì, no, voluto fermarti, metterti Sì. lì e Devo pensare a dire. qualcosa, no? Come tutto ciò che accade per caso, anche se poi io sono convinto che il caso non esista, mia moglie in occasione del mio 40° compleanno, insomma, giù di lì, mi regala questo notebook, che io ribattezzai Axel, perché gli ho dato anche un nome, no? Ero talmente Fantastico. gasato quel giorno lì, che poi dopo apro questo notebook, comincio a curiosare e vedo il Paint di Windows. Dico, ma proviamo a vedere, no? Tiri due righe, fai due quadrati, poi alla fine ho detto proviamo a creare qualcosa e da lì è nata tutta la saga. È fantastico perché appunto Bello. c'è uno. Sì. Parliamo appunto dei primi anni 2000 con in mano un Sì, eravamo computer, poi all'inizio, però con in mano un computer già si poteva fare, 2000, diciamo, la qualunque. Hai scelto invece lo strumento più semplice per fare la cosa più 2001. difficile, cioè portare la propria Sì. Sì, espressività quello che mi poi. aveva entusiasmato proprio al momento era, io in passato avevo lavorato come tutti i pittori, fra virgolette, artisti tradizionali,
che poi ogni volta devi tirare su la tela, no? Quando tu ti hai piazzato tutto è finito il tempo e te ne devi dare, tipo vai alla... Io poi ho sempre lavorato in contesti socioassistenziali con okay. turni eccetera, e molte storie sono anche legate a cose, a fatti realmente accaduti sul lavoro. Però quello che mi ha entusiasmato è stato dire: caspita, io qua mi faccio un pezzo di lavoro, salvo, chiudo il notebook e me lo riprendo in un altro momento. E da lì proprio anche l'estrema praticità. Ma allora vediamo qualcosa, so che ci hai portato anche delle foto delle tue opere. Ecco, quello che stiamo vedendo in questo momento, ad esempio. Questo qui è il molto, 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 molto distante da quello che sembra qua sul tavolo, mi viene da dire, sì. No? Sì, 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 la stessa tecnica, perché entrambe le opere sono state fatte con un programma di XP, con un Pine di XP. Okay. Come si intitola? Quello è il Monaco, che poi può essere visto anche nella, sia così che verticalmente. Okay. Io l'avevo proprio creato questa doppia valenza. Bene. E... la felicità dei curatori delle mostre come te, Eva, che non sanno mai da che parte mettere il quadro, guardano da che parte c'è la firma. Sì, no? Sì, sì, sì. So che avete questo problema spesso e volentieri. Come mi arriva l'opera per Damars e l'artista fa: no, ma questo però è il verticale. Come perché dico: ah, non c'è il gancio, no, ma questo è verticale. Ma come verticale? Mi hai mandato in orizzontale nel catalogo, è uscito orizzontale. Ah, ma, no, ma guarda, puoi mettere anche così, non c'è problema. Ecco, quindi qua ci sono due o tre lavori miei che possono essere messi sia in verticale che in orizzontale. Secondo me questa è un'ottima idea. Se ci pensi, è precursore dei tempi, cioè ormai che viviamo con in mano il cellulare che funziona sia in verticale che in orizzontale, sì, Mario aveva già pensato all'opera che poteva finire sia in orizzontale che in verticale. Sì, caso ha voluto. Fantastico, sì. Ma tu dici caso, poi infatti Femmina non crede. Caso non esiste. Perché... ecco, che punto, quindi... quest'altro è quello, combinazione, qui... è un altro che può essere girato, ecco. Anche in orizzontale. Questo qui avevo presentato una versione, mi sembra paratissima, 2016 a Torino, che era girato verticalmente e si chiamava Geronimo. Perché avevo preso proprio un particolare e l'avevo sviluppato di questo lavoro, che viceversa si chiama The Reason of Art. Ah, quindi insomma in base alla... Sì, l'avevo... Tu dicevi prima, appunto, ho iniziato con 98, poi ho fatto il XP. Sono arrivato fino a Vista. Cambiano anche le opere in base al cambio del software che usi? Diciamo che fino a Vista il Paint è rimasto pressoché immutato, okay. Nel senso c'erano proprio piccoli dettagli. Aumentavano forse i colori man mano anche, no? Sì, più colori, qualche strumento in più sicuramente. Poi da Windows 7 in poi Paint, per me almeno, non è più esistito, perché prendeva troppo la mano la tecnologia e quindi diventava Photoshop, non c'era più la soddisfazione di lavorare con niente, insomma. Ma ci arriviamo a come poi adesso fai le ultime opere, ma voglio arrivarci dopo. Andiamo avanti a vedere, ecco, ad esempio questo l'avevo portato a Venezia, molto... non con Eva, che sì. Nel 2016 mi sembra si chiama. Questo era, non era nient'altro che un, l'avevo chiamato Perceptions, ed è semplicemente un utilizzo di prova di uso degli strumenti di un Paint. Vedi che ci sono quadrati, triangoli, linee, curve, linee rette. Potrebbe essere quasi un tutorial dell'esplicativo di cosa puoi fare con Paint. Beh, insomma, ma gliel'hai fatte mai vedere? Penso proprio domanda, gliel'hai fatte mai vedere a Microsoft tutte queste tue opere o no? Ma sinceramente Microsoft secondo non me, credo insomma, abbia mai me avuto... Cioè adesso io sì. Faccio appello alla Microsoft House di Milano. Cioè... Sai cos'è? Che quando eravamo... adesso... Cioè io è più facile pensare di interfacciarsi. Sto vedendo in preview quello che sta per arrivare, cioè è veramente qualcosa di non so come tu abbia fatto a farlo con Paint. Infatti, questo qui è stato un lavoro lungo, non lunghissimo ma lunghino, che era un po' dedicato così alla meditazione. E quindi. Dio, ma c'è un dettaglio, un lavoro pazzesco qui dentro. Sì, è vero. Sì, tutto sì. Fatto semplicemente con Paint e un mouse. Assolutamente sì, questo qui l'avevo fatto con un XP, un programma di XP Professional, sì, comunque sempre un Paint XP, sì. Avanti, Jason, grazie. Questo è una roba inusuale, sì. Che avevo fatto una notte che
arrivavo da un tot di notti consecutive di lavoro, avevo fatto un solo smonto, quindi praticamente allo smonto dopo un tot di notti non riesci a dormire perché hai il jet lag sbagliato, e avevo disegnato nella notte di, che ero di riposo, questo insonnia. Mm-hmm. Laddove insonnia sono tre N che diventano tipo 3Z, no, fantastico. Insonnia. Questo l'avevo fatto anche questo che vediamo lì, è il China's Lake at Sunset. Mm-hmm. Questo ricorda un po' quello che avevo qua sul tavolo, sbaglio. Poi io sono in quel periodo lì? Questo qui che sì, siamo anche già, i colori un po' siamo vicini a... Mi dicevi che questo qui che abbiamo qua sul tavolo invece che si chiama? Questo si chiama Letale. Ok. Nasceva in realtà uno scopo questo proprio. Questo che... era stato disegnato intorno alla metà del 2005, mm-hmm. dei 2000, per una copertina di un CD di ragazzi ex tossicodipendenti con i quali io avevo avuto modo di lavorare in comunità, e mi avevano chiesto se gli disegnavo la copertina del CD, ed era uscito questo Letale. Mm-hmm. Molto sì. Molto infatti interessante, ricordiamo appunto sempre fatto con i soliti strumenti, che non assolutamente mai, sì cambiato. Poi chiaramente le luci RGB, i colori tipici dei mm-hmm. di colori a LED di quegli anni e di quei PC, in realtà la scommessa era, quando abbiamo trasposto il primo file su un pannello abbiamo detto magari viene una schifezza, e abbiamo avuto un'idea cretina, no? Poi abbiamo visto che i colori restavano invariati. Born to be digital, verrebbe da dire, no? Nasceva digitale, moriva digitale, perché comunque sono stampe digitali. Sì, quindi sì. Davvero avete fatto. Infatti, tu. Tra l'altro, colgo l'occasione per salutare il mio grafico, sì. Un carissimo amico Gabriele Grano, che è stato proprio, mi ha supportato in questa follia, perché poi noi certo. Abbiamo detto usciamo, facciamo una personale quasi per scherzo. Poi se va male mettiamo via tutto, ce ne andiamo a casa e buonanotte. E invece no. E poi da lì una roba che doveva finire lì è partita. Ti sei intrappolato. È partita, sì. Ormai sono 3 anni che porti i tuoi pannelli un po' ovunque, sì, no? Sì, giusto? Sì, sì, sì. Quanti ne hai già? Ma io nel mio terra a casa avrò 200-300 opere. Wow. Più una miriade di bozzetti. E quanti sono diventate fisiche nel frattempo? Fisiche penso... Trentina. 50. Ok. Beh, ma molto interessante questo tipo di arte, cioè, un'arte certo, comunque, no. Poi quello che notavo io, cioè i colori che usa Marius sono tutti in armonia, cioè vedi che ha un occhio veramente molto artista, nonostante che non usa i colori, ma cioè con computer riesce a cogliere i colori che si abbinano perfettamente tra di loro. Colori che sicuramente su un quadro di altri artisti non troveresti neanche, quindi molto interessante certo. Questo, cioè come lo strumento ti può portare a usare certi tipi di colori, cioè io sì, questo... sì, no, è vero, sì. È vero. E poi cioè, anche la street art farebbe fatica ad avvicinarsi a certi colori che vediamo in questo certo, quadro, ad sì. Esempio. Per esempio mi è piaciuta moltissimo quella citazione che ha fatto Ivan Fassio, il nostro critico, sulla tua arte. E tu mi ricordi per favore la frase che ha detto? Lui dice che i miei primi pezzi sono antiquariato digitale. Antiquariato digitale. Fantastico. Sì, Ivan Fassio. Effettivamente, insomma, sono file. Sì. File che sono piccolo cosa, nota tecnica a margine, ad esempio. Quando vengono gli artisti qui da noi ci portano le foto dei vari quadri, sono quasi sempre immagini JPEG, foto, sì. Quelle che fa la vostra. Invece Marius ci ha guardato i file BMP, che sono proprio quelli che escono sì. Dal Paint sì, ufficiale, che alla fine si può convertire, potervi farvi vedere. Però è molto interessante, è una nota molto tecnica, molto po' da nerd come roba effettivamente. Però fa capire come in realtà sì. Nel momento in cui Marius mi passa la chiavetta, quel file è l'opera d'arte. Sì. Non è sì. La foto dell'opera d'arte. Che esatto. È ben diversa, no? Esatto, cioè, sì. È l'opera d'arte fatta e finita. Sì. È giustissima questa tua considerazione. Quello, sì. Cioè, io ho avuto per le mani, erano una cinquantina se non di più. Solo che era tutto qua. Tutto lì. Avevo 50-70 opere di Marius nel palmo della mia mano, insomma. Sì. È interessante. Che però. Praticità. Beh, è interessante, infatti pensa sì. Pensa sì. Penso a Picasso quando ci comunque, mettiamo dalle 70 opere. Questa cosa richiama moltissimo alla nostra società moderna. Sì. Abbiamo tutto qua.
Beh, allora dai, allora arriviamo, sì, sì, arriviamo alla più recente. Intanto cioè, sì, facciamole scorrere le foto comunque mentre le vediamo. Che sì, questo è Cerebro, che non è nient'altro che un momento in cui io avevo proprio una stanchezza, una confusione mentale pazzesca, e mi è uscito sto lavoro qua, che era proprio dire adesso bam, mi esce tutto, cioè devo dall'implodere un milione di pensieri esploderli, portarli fuori sì. Adesso come diciamo appunto, il computer si evolve, si va più avanti, non c'è più Paint, o meglio il Paint nuovo. Sì, c'è un Paint che non è più Paint per quello che mi riguarda. E quindi allora... qui passiamo a fare l'appello invece, sì, adesso un'altra casa. No, io intanto cerco di sponsor, non hai, sì, da caspita. Microsoft passiamo a quelli, sì, che avevo mandato tablet, qualcosa, diciamo, in Samsung, ma non mi hanno mai dato risposte. Vabbè, dai, ho cominciato poi a lavorare, sì, con il Samsung Note col matitino. E facevo delle robe. Ma tu lo dai così per scontato questo passaggio? Ma è un passaggio secondo me abissale, pazzesco, perché tu passi da utilizzare il mouse. Sì. Quindi è completamente. No, è vero. Non è un'estensione pratica del tuo braccio, è comunque un oggetto. È comunque, sì, un oggetto che risponde a certe determinate situazioni. È un pennello. Ah, sì, però non è così come un pennello. Cioè, quindi non è. Ah, invece la matitina del tablet, sì, che invece, sì, è, sì, è un pennello, continua, sì, diciamo che è il pennello vero e proprio, il quindi Samsung è un Note back to origin, in un certo senso un ritorno alle origini della pittura, sì, sì, ma sì, nel digital. Ma poi la cosa bella è proprio che tu sei, ad esempio, il lavoro che, visto che spesso con Eva facciamo cose insieme, mm-hmm, un anno fa quando, sì, avevo portato quel webcam, sì, al Palazzo di Arte e Scienza, la prima edizione, sì, non ce l'abbiamo credo di no, però okay, comunque quello lì io l'avevo fatto in metro a Torino mentre aspettavo la metro col Samsung Note, cioè ho sentito una, c'erano due, la storia è un pochino particolare, comunque sulla base di quello che dicevano due persone mi hanno dato un'idea, io ho tirato fuori il telefonino, l'ho disegnato lì e poi l'abbiamo, sì, esposto, sì, cioè, sì, pensa, sì, prima, sì, nei telefoni parlavi, no? La tela, che il mondo tutto è tempo di andare, sì, sì, in realtà, sì, adesso è il contrario, cioè il tempo è quasi, ce l'ho quasi sempre, nel senso che, sì, una cosa, sì, sì, un, sì, poi puoi cogliere veramente tutto subito, il poter fruire del mezzo in quel modo lì è spettacolare, ma già il notebook all'inizio dei 2000 era uno spettacolo averlo, tant'è, certo, che io sono rimasto, quando ho ricevuto quel regalo, ho detto, caspita, il vecchio Axel, sì, il primissimo Axel. Axel primo a questo punto. Ah, sì, beh, poi ci sono stati altri Axel. Sì, sì, adesso sei arrivato a 4-5, sì, okay, sì. Ma sì, sempre, sì, Axel si chiamano, non hanno cambiato. Sempre Axel, non, sì, hanno cambiato, che Axel sempre quinto, Axel, ma non ha cambiato. Sì, 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 sì. Andiamo avanti a vedere appunto le tue opere. Ecco, questa qui, ad esempio, quest'opera che è quella ha esposto a Venezia, okay, a Palazzo Zinobbio, e che abbiamo portato alla seconda edizione di Damars. Perfetto. Sì, perché vorrei proprio che questa mia Monna Lisa, questa mia Gioconda, che poi chiaramente ha subito delle evoluzioni in altre versioni col tempo, fosse proprio un po' il mio totem, il mio marchio di fabbrica, no? Al di là di tutti i lavori che ho fatto, i disegni che ho fatto, sono molto legato a questa Gioconda, a questa Monna Lisa. Molto bella quest'opera. Poi insomma Mario sta finta di fare le cose per caso, dice, poi dice di non credere al caso, quindi insomma ci gioca anche un po' su questa cosa, perché insomma lì la vediamo anche trasposta sulla maglietta. Questo è un regalo di Gabriele che mi ha detto dai ti faccio una maglietta, che così quando vai a Venezia ti fanno le foto assieme, così. Ma quindi verrebbe a dire, cioè, ci fai o ci sei? Cioè, perché fai finta di fare quello che non, però insomma lì c'è non so ancora cosa, cioè, voglio fare da grande, quindi devo decidere. Ma c'è ancora tempo, dai. Sì, quindi non è un problema, sì. Dicevi appunto che poi questa Gioconda vuole diventare un po' il tuo simbolo, giusto? Sì, io la Gioconda l'ho sempre vista proprio come il mio, così, il mio biglietto da visita, fra virgolette, che poi molti mi hanno scritto, e anche poi col passare degli anni con Instagram, eccetera, molti tatuatori lo hanno classificato un po' come un'opera tribale, no? Nel senso che dice ci starebbe bene anche su un braccio, ci starebbe, certo, bene anche... Sì. Però in realtà poi io non so come uscì questa Gioconda, ma la primissima stesura risale al 2004, quindi, wow, avevo appena avuto XP.
Mi piace che insomma lui divide l'ere per versioni di Windows, sì. No? Cioè, com'è che era il periodo blu, il periodo sì, Picasso invece c'è il periodo XP, il periodo fantastico, 98, tutto digitale, il periodo Vista. Insomma, sì. Beh, ma infatti ognuno c'ha i suoi periodi di riferimento dove certo. Deve e seguire poi, le cadenze dei sistemi operativi. Per dirla alla Kandinsky, cioè il nero, cioè The Close of Life. Abbiamo altre di foto, le abbiamo viste tutte. Con l'arrivo di Windows 7, per me. Quello basta, però appunto hai già trovato. Allora poi è cominciato quando dico devo trovare qualcos'altro per evolvermi. Una soluzione, non ci sono altre foto, no? Che le abbiamo viste tutte quante. Probabilmente sì. Sì, ma sono ancora, ci sono altri 50. Però sono fatti l'opera, sono tantissime. Infatti dove possiamo però mirare tutte ma io le sue opere? Sono su Facebook e su Instagram. Ho anche un sito che però adesso è in fase di ulteriore lavorazione, però sono visibile a tutti su, come Marius Ashblow su Facebook oppure su Instagram, ci sono tutte le mie opere, oppure, eventi e varie cose che faccio. Oppure si può venire stasera alla mostra di Caspita e vedere altro che di persona all'opera di Marius, la Gioconda Arlequin, esattamente sì. A Palazzo Durini, via Santa Maria Valle 2, siamo aperti. Da che ora? Sempre cioè tutto il giorno è aperto, però gli eventi si svolgono di sera. Ok, perfetto. Marius, questo Ashblow, questo Ashblow, allora il discorso era partito dal fatto che io non avevo fatto nient'altro all'origine di tutto, quindi per inizio 2000 avevo anagrammato il mio nome e cognome e mi firmavo come Peter Oak. Ok. Poi quando è stato il momento di prendere i diritti di copyright mi sono reso conto che c'è un Peter Oak, noto fotografo americano, e ho detto che vogliamo andare a pestare i piedi a questo signore, non mi sembra il caso. E allora poi, visto che io sono molto legato e molto appassionato di nativi americani, eccetera, è uscito questo Ashblow che appunto è soffio di cenere, l'ho un po' così dedicato ai miei miti nativi. Sì. Ricordiamo allora Marius Ashblow, lo trovate su Facebook trovo tutte, possiamo poi vedere le tue opere, insomma so che posti spesso e seguire soprattutto dove vai a esporre, perché ricordiamo appunto dicevi quasi 200 e passa opere in tutto, quanto andrai sul tuo penso quanti backup che hai fatto di quella disc? Okay. No, ho perso. Okay, meno male, no, se ci tengo, perché insomma ci tengo che la tua arte rimanga. 200 opere, però molte di queste, cioè quasi una cinquantina, già su pannello. Sì, quindi in questo modo è più difficile che vadano che i file vadano distrutti, perché resta il Forex è praticamente indistruttibile. Infatti. Tutto. Ma molto molto interessante appunto quello che dicevo prima, cioè il fatto che quando lui fa un file digitale e lo chiude, quella è l'opera d'arte fatta e finita, verniciata. Sì, ma deve anche dare invece visto, perché insomma infatti il pittore difficilmente poi torna sulla sua opera e la rifà o la ritocca, non so, distrugge. Invece di distruggere, deve anche di modificarla. Sì, ma d'altronde quando io ho voluto dare, diciamo, per il 15° anniversario di Gioconda Nera, ho voluto dare un refresh, è quello che possiamo vedere stasera a Palazzo Durini, cioè il Mona Lisa Arlequin. Tu sei partito da quello che avevi già e l'hai modificato. Sì, poi oltretutto migliorando con i mezzi di 15 anni dopo, lì possiamo ancora vedere ancora più, direi, un'opera high tech rispetto alla versione di 15 anni fa. Io mi aspetto più fuori anche un'opera 3D da te, prima o poi arriverà. Ma ci proviamo, Insomma... Continuiamo. Sto sbasando un po' la tua continuiamo imperterrito la idea verso mi sarebbe un po' non mi sono fermato mai, nemmeno Eva lo può confermare, ho avuto un bruttissimo incidente di moto l'anno scorso. Ma sono riuscito ad andare avanti lo stesso, perché la passione, grazie anche all'arte sono guarito prima, ci ho messo quasi un anno a venirne fuori. Hai visto, insomma. Ma con l'arte continuavo, no, perché bisogna e sono venuto proprio l'anno scorso che ero ancora pelo, ero ancora tuttore, però ci tenevo
perché questa cosa qui libera, per me l'arte libera sì, tutti. Sì, 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 l'artista è veramente fortunato perché ha uno stato libero e può esprimere qualsiasi cosa che tiene dentro. Vero, vero, e non, vero, non ha i limiti, vero. Questo è un vantaggio veramente di ogni artista. Vero. Io ne so qualcosa, insomma, tra pittrice, caspita, Eva è bravissima, tra pittrice, chitarrista, cantante russa, cantante russa, ma anche se ti sento cantare anche in inglese, a volte in italiano, insomma, cioè, canti qualsiasi cosa, suoni benissimo la chitarra, i tuoi quadri ormai sono famosissimi nelle collezioni di Sgarbi, nella poi appunto clonazione in serie di Vittorio Sgarbi, sono no, vero, vero. So che da Marsa hai una bellissima quadro fuori, ad esempio hai esposto un quadro che ha delle novità per te, però vero? Quali? E c'è una signora, insomma, un po' di... Allora, posso raccontare una piccola storia? Ieri è venuto uno dei figli di Anastasia alla mostra per aiutarci, perché abbiamo Anastasia fatto è l'organizzatrice. Sì, esatto, Lavricova. E ha chiesto a Ale qual è il quadro preferito, il suo quadro preferito di Damars, e lui ha detto: a me è piaciuto il quadro dove la signora fa selfie. Però non sapeva chi dove sono c'è io. Dove c'è la signora? Dove c'è una signora, diciamo, una ragazza, parata Eva, poco vestita, che si fa un selfie. Una ragazza di 9 anni. Ecco, insomma, vedete voi, Eva Mosco doveva combinare anche dei ragazzini di 9 anni. Va bene, leviamogli questo potere di no, scherzo. No, complimenti, anzi, Eva, insomma, però anche su questo proprio qua faremo la trasmissione. Questa tua deriva nuova di autoritratti... Ma non sono autoritratti, sono delle fantasie. Le fantasie, non lo so. Come ha detto un mio aiutante, allora un ragazzo che mi aiutava con l'allestimento ha detto: Eva, ma come mai vengono queste ragazze? Cioè, io dico: ah, sono autoritratti? Io dico: no, non sono autoritratti, ma sono delle fantasie. Cavoli, anch'io voglio avere queste fantasie. Sono altri tipi di fantasie, però Eva, credo che possa avere il tuo collaboratore, però no, nel senso, complimenti davvero per questo tipo di lavori, sono molto interessanti, ma ancora più interessante, lasciamelo dire, è il lavoro che riesci a fare nel trovare gli artisti che porti appunto in questi tipi di esposizioni, come ad esempio Marius, che davvero con una tipologia di arte molto particolare, che parte da strumenti semplicissimi, ma che diventa in realtà poi, mi ha visto anche di una complessità pazzesca, certo, quella, certo, sono, sì, mi ha visto dei quadri veramente una complessità, Marius. La possibilità di metterci anche più tempo, però è che tu lì salvando, quando riapri, ti ritrovi tutto bello lì com'era, e ne fai un altro pezzo. Allora magari puoi lavorarci anche un mese, però poi alla fine, oppure puoi fare la cosa che veramente in 5 minuti bam ti esce, così è molto variabile. Certo. Perfetto, va bene, allora io ringrazio tantissimo Mario Sarro. Grazie a te Fabio, un piacere immenso, veramente grande. È sempre un piacere dare spazio a quest'arte, all'arte quando soprattutto è bella e fa bene. Grazie mille. Grazie. E vamos, ricordiamo da Mario. Un onore averti in trasmissione. Velocemente, in chiusura, da Mars, ricordaci da Mars, tutto quanto, dal 26 aprile al 2 marzo al 2 aprile, ho sbagliato, 26 marzo al 2 aprile, presso Palazzo Durini, via Santa Maria Valle 2, è aperta la mostra, cioè, tutti i giorni, tranne sabato e domenica, vi aspettiamo. Perfetto, va bene, grazie mille davvero di essere grazie venuto a voi, oggi. Grazie a voi che ci avete seguito. Ricordo sempre che insomma basta cercarci su Milano News e ci trovate nelle nostre varie dirette, sia al mezzogiorno con Gunone Milano che la sera con la sera di Milano News, Good Night Milano, gli speciali sportivi e tutto. Quindi seguiteci su Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto. Ciao.